stazione c'è un ufficio. Sul primo binario, in fondo sai che ce l'hai dito. Sì. Ok. E davanti a te ci sta qualcuno di te? Ciao. Dai, accogliamo le persone giù in stazione. E dai, gli diamo una famiglia con cui condividere la cena, noi mangiamo con loro, dormiamo con loro, gli hanno la possibilità di anche solo fare due chiacchiere con qualcuno. Siamo appena stati in stazione, torniamo su. Con noi ci sono 15 persone, uomini e donne, e adesso di solito la sera siamo una trentina. La cosa bella è questa, che è una famiglia. Don Oreste diceva sempre, il barbone è la persona che sostanzialmente è sola, non è il problema che è senza casa, senza lavoro, è senza vestiti, ma il problema grosso è che è solo e che nessuno gli dirà buonanotte. E la particolarità è quella che non sono loro che ci chiedono di venire, ma siamo noi che andiamo nei luoghi dove loro vivono a cercarli e a invitarli a venire a vivere con noi. Opla, ok? Va bene, chiudo. Anche Mare, che l'abbiamo trovato in stazione, lui quando era arrivato e aveva la scabbia e beveva, che era venuto da Foggia per cercare di curarsi, l'hanno trovato lì, era messo malissimo. Poi dopo che è uscito dall'ospedale è rimasto da noi, è lì che ha cominciato a disintossicarsi, ancora lì adesso, però anche lui era arrivato così. Adesso Marek è bravissimo, fa il caffè, fa le lavatrici, è la donna di casa praticamente. Sulle mari, evviva! Stiamo arrivando alla capanna. Questa capanna, questa è mia altra casa, casa italiana.